Proseguiamo col calcolo combinatorio. Abbiamo la parola cielo. Vogliamo sapere quante sono le parole che abbiano meno senso e che possiamo formare con le lettere di questa parola in cui ogni parola compare una sola volta e, prima domanda, le parole devono essere costituite da 1 a 5 lettere. Quindi vuol dire che possiamo formare parole con una sola lettera, con 2, con 3, eccetera, eccetera, fino a 5. Dato che in una parola l'ordine delle lettere conta, è rilevante, si tratta di effettuare scelte ordinate. Quindi si parla, abbiamo a che fare con disposizioni semplici, di 5 elementi, a 1, a 1, a 2, eccetera, eccetera. Il risultato lo vedete. Poi, seconda domanda, vogliamo sapere qual è il numero delle parole di 5 lettere, quindi vuol dire che dobbiamo permutare le 5 lettere della parola cielo e questo si può fare in 5 fattoriali modi. Infine, vogliamo sapere quante sono le parole di 5 lettere in cui non ci siano due vocali consecutive. Beh, le vocali sono solamente 2, quindi vuol dire che nelle parole che formeremo la successione sarà consonante, vocale, consonante, vocale, consonante. Le vocali le possiamo scegliere, scusate, le possiamo permutare, sono 2, dobbiamo permutarle, le possiamo permutare in 2 fattoriali modi. Le consonanti sono 3 e le possiamo permutare in 3 fattoriali modi, quindi la risposta è 3 fattoriale per 2 fattoriali. Questo esercizio, la parola da cui si parte è fortuna e ogni lettera deve comparire una sola volta. Prima domanda, quanti sono gli anagrammi? Beh, in matematica anagrammi è sinonimo di permutazioni, quindi permutazioni di 7 elementi distinti, perciò 7 fattoriali. Seconda richiesta, quante sono le parole di 7 lettere che finiscono per vocale? Beh, le vocali devono stare appunto nell'ultima posizione, sono 3, quindi le possiamo scegliere in 3 modi. Una volta scelta la vocale, le altre 6 lettere devono essere permutate e lo si può fare in 6 fattoriali modi. Quindi la risposta è 3 per 6 fattoriali. Quante sono, terza richiesta, le parole di 7 lettere che iniziano con for? Beh, vuol dire che le prime 3 posizioni della parola sono predeterminate, ne restano altre 4, dobbiamo permutare le altre 4 lettere. Quindi 4 fattoriali modi. Infine, quante sono le parole di 5 lettere che contengono 2 vocali e 3 consonanti? Beh, nella nostra parola le vocali sono 3 e le consonanti sono 4. Dobbiamo scegliere 2 vocali e 3 consonanti. Le 2 vocali le possiamo scegliere in 3 su 2 modi, le consonanti in 4 su 3 modi. Una volta che abbiamo scelto 2 vocali e 3 consonanti, ovviamente possiamo formare una parola di 5 lettere permutando questi 5 elementi, le 2 vocali e le 3 consonanti. Possiamo farlo in 5 fattoriali modi. Quindi la risposta è 3 fattoriale per 3 su 2, numero dei modi di scegliere le vocali, per 4 su 3, numero dei modi di scegliere le consonanti. È chiaro che vanno moltiplicati, no? Perché per ogni scelta della vocale abbiamo 4 su 3 modi di scegliere le consonanti.
E poi una volta che abbiamo le 5 lettere le dobbiamo permutare, lo possiamo fare in 5 fattoriali modi. E questa è la risposta. Abbiamo le 10 cifre del sistema decimale, si vuole sapere quanti numeri di 5 cifre distinte, tutte distinte, possiamo formare. Beh, si può ragionare in questa maniera. Supponiamo di considerare tutte le possibili cinquine che possiamo formare con le 10 cifre a disposizione. Chiaro che si tratta di cinquine ordinate, no? Perché nei numeri conta l'ordine in cui sono scritte le cifre. Quindi 10 su 5, di 10 su 5, disposizioni di 10 elementi a 5 e 5. Beh, tra queste però ci sono anche le cinquine che iniziano con lo 0, che vanno ovviamente non considerate, perché si tratterebbe di numeri di 4 e non di 5 cifre. Lo 0 in prima posizione non conta, è come se non ci fosse. E quante sono queste? Beh, sono le scelte ordinate di 9 elementi, scusate, di 4 elementi su 9, cioè sono le cinquine che hanno 0 in prima posizione e quindi le altre 4 cifre vanno scelte tenendo conto dell'ordine tra le rimanenti 9 cifre, quindi di disposizione di 9 elementi a 4 a 4, e allora la risposta è 10 su 5 meno di 10 5 meno di 9 4. Allora, attenzione in questo esercizio, perché qua, contrariamente a quanto uno potrebbe pensare, non si devono permutare i 4 viaggiatori che devono sedersi nel senso di marcia e i 2 nel senso opposto. No, questi sono predeterminati. 4 hanno deciso, tra i 6 hanno deciso di mettersi nel senso di marcia e 2 in senso opposto a quello di marcia. Quindi dobbiamo permutare questi, scusate, dobbiamo disporre i 4 nei 6 posti nel senso di marcia e gli altri 2 nei 6 posti in senso opposto a quello di marcia. E allora, come si può scegliere 4 sedili tra 6 sedili nel senso di marcia? Ovviamente in D6,4, perché conta l'ordine dei sedili, no? Prima sedile, secondo sedile, eccetera. Analogamente per i 2 che stanno sui sedili in senso opposto a quello di marcia, quindi 6 su 2, disposizioni semplici, e per ogni scelta dei 4 nel senso di marcia ce ne sono altre in senso opposto a quello di marcia, quindi si devono moltiplicare, perciò la risposta è D6,4 per D6,2. Allora, per risolvere l'esercizio numero 80 bisogna ricordare che quando si sviluppa l'ennesima potenza di un binomio, somma o sottrazione di due termini non ha importanza, si ottengono n più 1 termini. Pensate, tanto per esemplificare un po', allo sviluppo del quadrato o del cubo di un binomio, no? E allora, nel primo caso i termini sono 5, nel secondo, dopo aver applicato proprietà di potenza, sono 9 e nell'ultimo sono 11. Per rispondere agli esercizi 81, 82, 83 bisogna ricordare la formula cosiddetta del binomio di Newton. Nel caso della somma, a più b alla n è uguale alla sommatoria per k che va da 0 a n di n su k per a elevato alla n meno k per b elevato alla k.
nel caso invece di una differenza, una sottrazione, a meno b alla n, alla formula precedente, all'interno della sommatoria, bisogna aggiungere il fattore meno, che sta per meno 1, elevato alla k. Dopodiché si tratta di scrivere i termini dello sviluppo e calcolare i coefficienti binomiali, eventualmente eseguire moltiplicazioni e raggruppare, nel caso ci fossero, i monomi simili. Quindi una questione di puro calcolo che non sto a commentare più di tanto. Dunque ci sono tutti, no? Giù una sesta, ok. Poi, analogamente nell'84, 85 e 86. Calcolo algebrico e nulla più. Idem come sopra per gli esercizi 87, 88 e 89. Allora, passiamo al 90. Si chiede quante parole di 5 lettere si possono formare con le 21 lettere dell'alfabeto. Notate che qua non si dice con lettere tutte distinte, quindi vuol dire che le lettere possono anche essere ripetute. E allora, vuol dire che nella prima posizione della parola posso mettere una delle, qualsiasi delle 21 lettere dell'alfabeto, ma analogamente nella seconda, nella terza e in tutte le altre posizioni. Quindi per ogni scelta della lettera nella prima posizione ce ne sono 21 nella seconda, nella terza, nella quarta. Quindi la risposta non può che essere 21 per 21 per 21, 5 volte, quindi 21 alla quinta. Stesso discorso per l'esercizio 91. Qui c'è un errore nel testo, i caratteri non sono 27 ma 28. Le 21 lettere dell'alfabeto. Lo spazio, e siamo a 22, 6 caratteri di punteggiatura, 22 più 6, 28. Quindi i caratteri sono 80, in ognuno di questi possiamo scegliere uno dei 28 caratteri, quindi 28 all'ottantesima. Discorso analogo per l'esercizio 92. In ognuna delle battute possiamo mettere una qualunque delle 7 note, quindi se le battute sono 10, 7 alla decima. Quanti sono gli anagrammi della parola matematica? Anagrammi, dicevo in un precedente esercizio, significa è sinonimo di permutazione in matematica. Però, in questo caso, tra le 10 lettere della parola matematica ci sono lettere che vengono ripetute. In particolare abbiamo 2 volte la M, 3 volte la A e 2 volte la T. E allora la risposta non è 10 fattoriale, ma è 10 fattoriale diviso 2 fattoriale, le permutazioni delle M, per 3 fattoriale, le permutazioni delle A, per 2 fattoriale, le permutazioni della T. Nel 94 si chiede quanti sono i numeri diversi che si possono scrivere con non più di 5 delle cifre da 0 a 9. Beh, vuol dire che possiamo formare numeri con una sola cifra, e ovviamente sono 10. Numeri con due cifre. I numeri di due cifre nella prima posizione non possiamo mettere lo 0, quindi la prima posizione si può scegliere in 9 modi, mentre la seconda in 10 modi. Analogamente per i numeri con 3, con 4 e con 5 cifre. Sommando si ottiene 100.000. 95 è un esercizio dello stesso tipo di quelli visti in precedenza, del 91 al 93, no? Si chiede
L'esame prevede la compilazione di un questionario composto a 10 domande. Ognuna delle due può rispondere sì o no. Quindi abbiamo due possibili scelte per 10 posizioni, quindi 2 alla decima. Ancora un questionario con 10 domande, ognuna delle quali ha 5 possibili risposte. E dice il testo che chi compila il questionario può, per ognuna delle domande, non rispondere, e questa è una possibile scelta, oppure segnare una delle 5 risposte, e abbiamo altre possibili 5 scelte. Infine, scegliere non una ma due delle 5 risposte, indicando quale anteporre tra le due scelte. Quindi le due risposte possono essere scelte tenendo conto dell'ordine tra 5 possibili, e questo lo si può fare in 5 per 4 modi. Quindi, riepilogando, a ognuna delle 10 domande si può dare una o 5 o 20, cioè 26 possibili risposte. Allora vuol dire che il questionario può essere compilato in 26 alla decima modi. Ultimo esercizio del video. Negoziante ha in negozio, in magazzino, magliette di uno stesso modello ma di tre colori diversi. Supponendo che ne venda 20 al giorno, vogliamo sapere quante sono le possibili vendite che può fare in un giorno. Le possibili si intende a seconda dei colori, perché ne vende comunque 20. Allora, se indichiamo con C1, C2, C3 i tre colori, beh, il problema equivale a chiedersi quante sono le soluzioni espresse in numeri interi non negativi. Perché potrebbe anche vendere maglie o tutte dello stesso colore, oppure di due soli tra i tre colori, o di un solo colore. Quindi interi non negativi dell'equazione C1 più C2 più C3 uguale a 20. E questo dovrebbe essere noto, equivale a calcolare le combinazioni con ripetizione di tre elementi a gruppi di 20. E la formula è quella che ricordo qua. N più K meno 1 su K. Nel nostro caso N è 3, K è 20, quindi sostituendo si ottiene 231 e il video è finito.